Buonasera, benvenuti al nostro caffè letterario. Questa sera siamo con Luciano Pasqualotto, autore del nostro Rendere generativo il lavoro sociale, guida per operatori e amministratori locali. Questo credo sia il terzo o il quarto appuntamento online con nostri autori e anche con nostri lettori e videoascoltatori in questo caso. Benvenuto Luciano. Ciao Benvenuto, Luciano, sì, grazie. facciamo prove tecniche di audio. A chi ci sta seguendo in diretta dico che innanzitutto do il benvenuto e grazie per aver deciso di passare con noi qualche minuto e a chi poi ci ascolterà avrà modo insomma di ascoltare questa chiacchierata che metteremo su YouTube, quindi daremo modo di far girare questo momento che vivremo insieme. A partire da questo momento. Chi ci segue ha la possibilità, rispetto invece a chi guarderà la registrazione, di poter intervenire per poter fare delle domande. Sul pannello, sullo schermo c'è un pannello di controllo con una manina e un punto interrogativo. Quindi, cliccando sulla manina c'è la possibilità di intervenire ponendo la domanda, prendo le domande. Chi invece vuole scrivere la domanda che io poi leggerò a Luciano, può scrivere, può cliccare sul punto interrogativo. Innanzitutto cominciamo presentando Luciano Pasqualotto. Luciano, vuoi farlo direttamente tu? Chi sei e di che cosa ti occupi? Allora, sono un uomo di 53 anni, cresciuto nell'ambito del sociale. La mia vocazione nasce dal servizio civile. Mi sono laureato in pedagogia, poi con un approfondimento in psicologia e poi anche un dottorato in scienze dell'educazione. Mi occupo di formazione principalmente, rivolta agli operatori sociali e sanitari. E da 17 anni ho anche questo impegno online con una rivista che è educare.it che cerca appunto di fare cultura sui temi dell'educazione, proponendo approfondimenti, articoli, notizie che arrivano un po' da tanti lettori da ogni parte d'Italia. Questo fondamentalmente è quello che sono. Quindi diciamo che la tua professione e anche i tuoi interessi ti hanno portato, ti portano a mettere insieme il mondo dell'educazione e il mondo del sociale, che poi è anche una caratteristica tipica propria del catalogo della Meridiana. Direi di sì, i passaggi degli ultimi anni sono stati di una forte dedizione inizialmente al mondo della disabilità adulta e poi a quello delle dipendenze. Man mano che approfondivo questi temi anche in termini di proprio come aiutare queste persone a vivere meglio, come aiutare gli operatori che accompagnano a fare in modo che il loro lavoro sia più efficace, cioè quindi che promuovono una migliore qualità di vita, mi sono reso conto che non basta lavorare con e per gli operatori, bisogna che questi coinvolgano un pochino le comunità in cui queste persone fragili sono inserite. E questa è un pochino l'idea che ha portato alla definizione di questo libro, di cui io sono veramente molto contento perché apre una prospettiva di lavoro anche per gli operatori che sono storicamente impegnati anche da 10, 20, 30 anni verso orizzonti di inclusione che un po' spesso hanno dimenticato. Sì, allora entriamo proprio nel merito del libro perché non abbiamo tantissimo tempo rispetto alle classiche presentazioni offline. L'online ci impone dei tempi anche più stretti per poter avere l'attenzione di chi ci segue. Da sempre si è detto che il nostro era un welfare eccezionale, un welfare sociale. Da un po' di tempo il termine generativo sta accompagnando una serie di sostantivi, politiche generative, welfare generativo, educazione generativa, politiche appunto generative. Sembra quasi che la parola generativa sia una moda, diciamo l'aggettivo giusto per dire una modernità. Ma di fatto, che cosa è accaduto al nostro welfare, al classico welfare che noi abbiamo?
sostenuto, portato avanti per anni, che ha reso il nostro stato sociale di un certo tipo. È perché oggi c'è bisogno di parlare di welfare generativo. Allora, l'esigenza generativa nel welfare è evocata soprattutto da una carenza di risorse a fronte di un aumento dei bisogni. Quindi diciamo che da questa necessità si sta sviluppando un approccio che io ritengo sia assolutamente virtuoso per tutti, poi magari se riesco porto anche qualche esempio, perché il limite del welfare che abbiamo ereditato almeno da 20 anni a questa parte è tale per cui le prestazioni che possono essere erogate a tutte le persone fragili, quindi inviterei anche chi ci ascolta a pensare ad ampio spettro, quindi non solo alle categorie che ho citato in apertura, quindi persone con disabilità, con tossicodipendenza, ma anche chi ha problemi di salute mentale, ma anche gli anziani, ma anche i poveri veri e propri. Ora abbiamo anche i migranti, poi ci sono molti minori in situazioni di abbandono, di disagio e così via. Ecco, le prestazioni rivolte a tutta questa ampia categoria di persone fragili, secondo il welfare che abbiamo ereditato, sono strettamente commisurate alle risorse a disposizione. Quindi le risorse economiche a disposizione. Quindi finché ce n'è, si dà. E quando si finiscono le risorse, si creano, come in sanità, anche nel sociale, le liste d'attesa. Quindi ci sono molti bisogni che rimangono scoperti. A me sembra che il limite di questa impostazione sia quella che nel corso del tempo, io credo non necessariamente attraverso una scelta deliberata, si è dato mandato ai servizi e agli operatori specialistici di occuparsi in esclusiva di queste persone. Sottolineo la parola in esclusiva perché dà proprio il tenore di dove siamo arrivati. In esclusiva significa che loro se ne occupano a nome di tutti. Però noi quello che abbiamo bisogno adesso non è più di escludere, ma semmai di riportare dentro alle comunità queste persone. Ho avuto modo di incontrare a gennaio dell'anno scorso a Verona, dove vivo, Bauman, che abbiamo invitato per un convegno, e una delle sue frasi famose è che la società è come un ponte, la cui tenuta si misura dal pilone più debole. Ecco, io credo che questa cosa sia bella riportarla, appunto nell'ambito della fragilità umana e quindi dei bisogni sociali. Perché appunto se continuiamo a pensare che le risposte che la società attraverso i servizi eroga a queste persone è unicamente basata sulle risorse economiche a disposizione, la coperta è davvero troppo corta per dare una risposta. Mi parlavi di alcune esperienze, credo che possa essere utile anche per chi ci segue, perché immagino che ci siano degli operatori del sociale, fa riferimento ad alcune esperienze concrete. Sì, ad esempio prendiamo questi servizi per le persone adulte con disabilità. Sono servizi che al nord sono molto diffusi e man mano che si scende lungo l'Italia si fanno sempre più rarefatti e di fatto diventano dei servizi di custodia per persone che hanno o le famiglie che non sono in grado di gestirli oppure o addirittura sono ormai rimasti anche soli. Ecco, queste persone, se vengono gestite solo dagli operatori, riescono ad avere una risposta che è molto parziale, sia per la qualità dell'offerta, sia anche per la quantità del tempo in cui possono essere accuditi. Le esperienze che io ho conosciuto sono, ad esempio, che ci sono delle famiglie che si prendono quasi in adozione una di queste persone, per cui la domenica se li portano a casa loro, queste persone pranzano con queste famiglie, con questi bambini, li portano allo stadio, li portano. Ed è un'operazione che alla fine fa del bene a tutti, fa del bene ovviamente a queste persone fragili, fa del bene a chi li accoglie, ma aiuta anche gli operatori che sono davvero spesso molto affaticati perché pensiamo che comunque queste sono persone che hanno delle problematiche, potrei dire, di tipo cronico, fa del bene degli operatori che altrimenti rischiano di cadere in una routine che non aiuta certamente l'innovazione, la progettualità e la migliore qualità, la ricerca della migliore qualità di vita per i loro utenti.
Ci sono delle esperienze, una la riporto anche nel mio libro che mi riguarda direttamente, Pira, che mi è venuta in mente proprio mentre lo scrivevo. Quando io ero uno studente delle superiori, la scuola, dove mi sono iscritto aveva questa pratica che oggi è praticamente scomparsa. Veniva chiesto a tutti gli studenti, esclusi quelli del primo anno e dell'ultimo, che dovevano dedicarsi alla maturità, di fare un servizio. E quindi io in seconda superiore fui invitato a prendermi cura di un bambino delle elementari che aveva problemi di iperattività. Quindi il martedì lo raggiungevo a casa sua, lo aiutavo a fare i compiti. Il lunedì ci andavo un mio compagno, il mercoledì un altro e così via. In terza superiore invece ebbi in affido un ragazzo gravemente autistico, si autolesionava per procurarsi una stimolazione e quindi io e un altro mio compagno lo raggiungevamo a casa sua e stavamo con lui un paio d'ore, sollevando anche la mamma dall'incombenza di questo figlio veramente impegnativo. E anche in questo caso direi un buon guadagno per tutti, per me e per i miei compagni, perché è stata effettivamente una bella scuola di vita, per queste famiglie che spesso rischiano di essere sole e isolate dal contesto in cui vivono, ma anche perché per la comunità, perché questo servizio era reso a titolo assolutamente gratuito. Ma la cosa bella che mi piace ricordare è che io allora non mi sentivo assolutamente uno bravo a fare queste cose. Cioè era normale questo aiuto che si dava agli altri. Potremmo dire che era una sorta di servizio iscritto nel quello che oggi chiameremo piano dell'offerta formativa. Tra tutti gli studenti veniva chiesta questa cosa. E credo che anche se quando dico questa cosa suona ancora molto piena di utopia, sia possibile recuperare un vivere comune dove la normalità è l'aiuto reciproco, non è la persona istituzionale che fa queste cose. Proviamo a sintetizzare per chi ci ascolta. Allora, il welfare generativo è un welfare che rimette al centro come necessità anche legata dalla crisi, diciamo, e dalla mancanza di risorse, le pratiche di relazione, di prossimità di una comunità. Quindi ricuce un vissuto di una comunità dove la reciprocità e quindi il mettere in comune quelle che possono essere le risorse personali di ciascuno, che non sono risorse economiche, sono risorse proprio di tempo, di disponibilità, di competenze anche, diventano il valore che rende meno fragili le persone che sono fragili, e le fragilità oggi sono diverse. Quindi il welfare generativo è un welfare di comunità, che rimette al centro la comunità e che può funzionare se la comunità sente che è la via di scampo per ritornare, anche per uscire anche da una dinamica di crisi, cioè da un momento vizioso nel quale siamo entrati, in un circolo vizioso dove mancano i soldi, non si possono fare gli investimenti, mancano i servizi, sono sempre senza soldi, manca il personale, manca tutto quanto. Invece il welfare generativo innesca un altro processo per cui le relazioni, le persone diventano soggetti stessi, non soltanto oggetto, diciamo, di cura, ma anche soggetto di cura. Sì, In direi sintesi può essere che questo. questo è corretto ed è solo però metà, la metà del discorso. Resterei su questa prima parte per dire, perché credo che sia importante, che la parola generatività ci è regalata da un grande psicologo che fu Erickson e che la contrapponeva a un'altra parola che lui definì stagnazione. Quindi essere generativi significa uscire da una condizione personale e sociale di stagnazione che ha le sue espressioni, se vogliamo, nell'individualismo, nel consumismo, nell'indifferenza, nell'apatia, ma anche nel non senso rispetto alla vita che facciamo. Quindi essere generativi significa riappropriarsi di un modo di stare al mondo dove la cura degli altri diventa anche in qualche modo senso per sé. C'è una citazione nel libro a cui sono molto affezionato è che generare è movimento antitetico rispetto al consumare, è mettere fuori
anziché mettere dentro. Mm-hmm. In questo mettere fuori, la scommessa è che tutte le persone, anche quelle che al momento non se lo riconoscono, hanno questo desiderio. Cioè tutte le persone, anche qui c'è un esempio eventualmente che potrei raccontare, anche le persone che sembrano molto centrate sui loro affari, l'esempio è questo brevemente. A Verona, alla fine di maggio c'è sempre una grande manifestazione che coinvolge persone con disabilità che vengono da tutta Italia e qualcuna anche dall'estero. Alcuni anni fa, vicino proprio alla Casa di Giulietta, quindi siamo in centro a Verona per chi c'è stato, si è insediato un orchestrino di persone con disabilità a suonare. Il titolare di una delle boutique del centro, la più prossima a questo luogo, è uscito chiamando i vigili, dicendo voi non potete stare qui perché qui ci fate scappare i clienti e così via. Ovviamente tutti i permessi erano in regola, per cui la cosa poi si è dovuta sedare suo malgrado. L'anno successivo però, all'IRA, nello stesso posto c'era stata di nuovo un'orchestrina con i disabili. Avevano bisogno dell'alimentazione elettrica per far suonare una tastiera. E sono andati a chiederla proprio a quel negozio lì perché era il più prossimo. E la reazione è stata che questo prenditore addirittura non solo ha offerto l'allacciamento, ha offerto la prolunga e così via. Questo per dire che le persone hanno bisogno di fare qualcosa per gli altri, cioè il bisogno di generatività sta iscritto un po' nel nostro codice. E io credo che sia anche per quello che la parola generatività ha scalato un pochino le classifiche delle parole più belle che ci stiamo un pochino scambiando. Io sono proprio convinto di questo. La generatività significa mettere al mondo qualcosa che non c'era, cioè far sì che le persone che fanno un certo tipo di vita a un certo punto, come quando generi un figlio, cominci a desiderare qualcos'altro e riesci a darci vita. Il bello della generatività è che è quello che esce imprevedibile. Quindi non è programmabile come si può programmare un servizio, una comunità, un centro di accoglienza, un centro diurno. Quello che esce dalle persone quando si mettono in gioco in modo generativo è assolutamente imprevedibile. Ma le esperienze che sto raccogliendo sono di una bellezza che varrebbe la pena, insomma, poter sentire. Raccontarle. Sì, assolutamente. Io vorrei dire questo, insomma, questo è un testo pensato, una guida, il sottotitolo recita proprio così, guida per operatori e amministratori locali, perché quello che Luciano ha provato a fare è offrire proprio uno strumento di lavoro per, non soltanto per chi sta nel sociale, ma anche e soprattutto per chi, per gli amministratori. Perché poi non dobbiamo dimenticare, cioè non è un testo affidato a chi vuole fare il volontario, diciamo, è affidato agli operatori sociali, ma soprattutto anche agli amministratori. Perché è importante, soprattutto in questo contesto, attivare delle politiche generative nel sociale che creino dei nessi che invece sono stati, dei collegamenti che sono stati molto scollegati negli ultimi 20 anni, insomma, appunto, l'impoverimento dello stato sociale deriva anche da politiche che hanno visto contrapposti spesso quelli che sono i protagonisti invece delle azioni di cura. Quindi questa è proprio una guida, diciamo, da offrire agli amministratori. Credo che questo sia stato anche fatto, vero Luciano? Sì, direi che ci sono alcuni fattori che si stanno misurando con questa proposta, senz'altro sì. E allora, per seguire un po' il tuo spunto, Aldira, poi torniamo un attimo sui volontari e sull'altra parte del discorso che è rimasto indietro, perché vorrei dire un paio di cose. Molto spesso gli amministratori programmano i servizi sulla base delle logiche del bilancio. Per cui quello che io riesco a fare dipende appunto dalle risorse che ho a disposizione. E si è un pochino dimenticato, sia da parte degli amministratori, sia da parte degli operatori, che in questo caso sono chiamati davvero a ripensare e a reinterpretare il loro ruolo secondo un paradigma assolutamente diverso, che i servizi possono essere resi anche dalla comunità, perché la comunità è competente. I singoli cittadini hanno delle risorse, che possono essere risorse di tempo, risorse di competenza, oltre che risorse materiali.
Allora, quando io ho un anziano solo, posso certamente attivare un operatore che lo vada a visitare a domicilio, ma quanto più ampio sarebbe il servizio se attivassi appunto il vicinato, e quindi chi abita al piano di sopra, al piano di sotto, per quei piccoli servizi che si possono dare nella vita quotidiana. Allora, in questo caso qui si genera una corresponsabilità rispetto alle risposte, rispetto ai bisogni, che ampliano enormemente la portata di quello che, per esempio, servizi sociali di un comune sono in grado di fare per risorse proprie. Poi vorrei dire un'altra cosa che è molto interessante per gli amministratori. Il paradigma generativo, ce l'ha presentato per la prima volta la Fondazione Zancan di Padova, perché studiando le misure di contrasto alla povertà si è visto che in Italia, nonostante si spendano un sacco di soldi, i poveri continuano a rimanere poveri. In realtà che cosa succede? Che i nostri servizi, quindi per questo riguarda gli amministratori, il ragionamento, i nostri servizi sono improntati troppo ancora a una dimensione di tipo assistenzialistico. L'assistenza va bene in situazioni di emergenza, poi se una persona continua a ricevere un sussidio per 10-20 anni c'è qualcosa che non va. Quindi l'altra parte del discorso generativo è proprio che, oltre ad attivare la comunità e le sue competenze, le persone e le loro risorse singolarmente, occorre imparare ad attivare anche chi riceve aiuto, perché chi riceve aiuto è a sua volta in grado di fare qualche cosa, a beneficio della comunità che gli sta dando una mano. E quindi il movimento di ritorno è un pochino questo: da una parte si mobilita la comunità, dall'altra parte si mobilitano le persone che ricevono aiuto. In un processo virtuoso in cui si cresce tutti e si moltiplicano in maniera direi assolutamente esponenziale le possibilità di dare risposte ai bisogni. Allora, ti leggo una domanda. Mattia, diciamo, che chiede questo. L'ipotesi, partendo dalla tua esperienza di studente, l'ipotesi del servizio sociale obbligatorio può andare, nel senso appunto che le hai indicato anche di un'educazione a farsi prossimo verso l'altro, a fare esperienza di servizio verso gli altri? È Allora, una cosa che è una delle ultime proposte, insomma, su cui sta ragionando il nostro, o deve ragionare il nostro Parlamento. ringrazio Martina per la domanda. A me sembra che in gioco vi sia una grande questione di cittadinanza, cioè chi si occupa dei beni comuni, chi si occupa delle persone fragili, non possono essere solo gli operatori. Non possono essere neppure i volontari pensionati perché hanno il tempo. Occorre che tutti quelli che possono fare qualche cosa per piccoli scampoli di tempo, in maniera sporadica o continuativa, lo possano fare. A me sembra che nei confronti dei giovani oggi abbiamo due strumenti fondamentali. Il primo strumento è sicuramente il Servizio Civile Nazionale, con il quale io ho a che fare quasi quotidianamente, perché ai ragazzi che viene proposta questo tipo di esperienza, effettivamente si fa un regalo di vita perché entrano a contatto con un mondo, con una realtà che altrimenti non conoscerebbero. E l'altro aspetto riguarda l'alternanza scuola-lavoro. Io credo che utilizzare bene quel pacchetto di ore che la legge sulla buona scuola ha previsto a carico degli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, perché almeno una porzione di quelle ore, se svolta in servizi di utilità sociale, sia davvero un canale per introdurli in questa dimensione generativa con i quali io credo dobbiamo fare i conti tutti. Per cui se la domanda è: sono favorevole al servizio civile obbligatorio, io da obiettore di coscienza, vecchio assertore del servizio civile, direi senz'altro di sì. Magari un periodo non necessariamente lungo, alcuni mesi, però questo è portare i ragazzi dentro una realtà reale, fatta di persone, fatta di dolore, fatta di speranze, fatta di desideri, fatta di impegno che altrimenti faticano per i loro canali a incrociare.
Sì, c'è un'altra domanda, è stimolante, è di Mario che chiede: ma chi dovrebbe avviare in una comunità processi generativi? È Oh, da dove devo partire? un'ottima domanda, Mario, grazie, perché effettivamente va a scrivere. Allora, questi processi non si sviluppano spontaneamente. Anzi, io ho proprio l'impressione che se non governiamo il vivere civile, cioè se lo lasciamo a se stesso, quello che rischiamo di vedere è un aumento della conflittualità e della paura. Quindi è sicuramente un processo che va governato. E mi sento di assegnare questa responsabilità sicuramente agli amministratori, ma anche agli operatori sociali. Cioè, a chi tocca mettere in moto questi processi, senz'altro queste due figure. Ma anche all'interno della comunità, tutte quelle persone che hanno un ruolo riconosciuto, quindi i presidenti di associazioni, gli opinion leader e ogni altra persona che comunque ha un ruolo sociale, visibile e riconosciuto. Mi piace Elvira usare questa immagine per parlare di generatività in contrapposizione alla stagnazione. Molto spesso quello che si tratta di fare non è di fare grandi movimenti, ma di gettare un sasso nello stagno, perché da quel sasso lì partono delle onde che arrivano anche molto lontano. E qui vi faccio un esempio, se avete pazienza. Esempio di un piccolo comune, 8.000 abitanti, un comune senza insediamenti produttivi in mezzo alla campagna, che a un certo punto fa una politica urbanistica perché attrae nuove costruzioni e di conseguenza nuove famiglie. Il paese perde un pochino la sua identità, le sue relazioni si sfilacciano, se non che l'amministrazione decide di pagare 2 ore alla settimana, sottolineo 2 ore alla settimana, meno di 40 euro, un'educatrice per avviare un servizio che chiamano Spazio Famiglia. A questo servizio vengono invitati tutti i genitori che hanno bambini dai 0 ai 3 anni, vengono invitati quando vanno a registrare i neonati all'anagrafe, vengono invitati attraverso il mezzo comunale che li convoca direttamente al loro domicilio e quindi i loro genitori, questi genitori invitati dal comune, si affacciano a questo spazio mamme. La cosa è talmente bella che quando le mamme hanno i bambini che sono oltre il limite previsto, quindi oltre i 3 anni, dicono: cosa facciamo noi per restare agganciati? E decidono di costituirsi a loro volta in associazione per continuare a fare quell'attività. Attività coinvolgono anche i migranti stranieri, per cui si fanno serate di cucina in cui ci si insegna reciprocamente a preparare i piatti locali. Si fanno serate di danze per sole donne, con tanto di danza del ventre. Si fanno letture in famiglia, quindi le famiglie ospitano altre famiglie in pigiama party, in cui i bambini sentono leggere le storie, poi i bambini si mettono a dormire, i genitori ci fanno una spaghettata. Si crea un movimento all'interno di questo comune che poi arriva a toccare anche gli anziani, che vengono coinvolti per dei corsi di cucito per i bambini maschi e femmine, che arrivano a essere anche 50-60 bambini a partecipare. 2 ore alla settimana, pensate da un assessore, meno di 40 euro, nel giro di pochissimo tempo, si arriva ad avere una contaminazione positiva, generativa della comunità di questa portata. Io credo che sia assolutamente straordinario. Io credo che sia molto bello quello che tu hai detto. Io volevo stare nella mezz'ora e ci siamo arrivati quasi, stiamo superando, perché spero, diciamo, ci possano essere anche altre occasioni di incontro anche in contesti, in librerie, in associazioni, in gruppi, perché poi i nostri autori, Luciano è uno di questi, sono disponibili anche a presentazioni, momenti di formazione, momenti di incontro. La cosa che mi veniva in mente mentre tu parlavi, Luciano, è che ciò che si racconta il più delle volte non è questa, la contaminazione delle buone pratiche, ma invece la violenza, l'aggressività, cioè tutto quello che non funziona. Cioè, se pensiamo anche alla programmazione dei programmi televisivi, è tutto un raccontare ciò che non va. Invece ci sono delle esperienze, delle buone esperienze, delle buone pratiche. Sparse e diffuse in tutta Italia, che fanno fatica ad avere una narrazione, un racconto.
Cioè, penso ad esempio al lavoro che fai tu con educare.it, ma anche al lavoro che fanno altri con blog e siti, dove si dà spazio a queste pratiche di comunità. Però la sensazione, però non vengono diffuse, non vengono raccontate, dovremmo avere più coraggio, perché il racconto stesso funziona anche da contaminante, anche da disturbante, posso dirlo, rispetto all'idea che non ce la possiamo fare, che non c'è una soluzione, che tutto è destinato a non finire, che sono gli altri che possono occuparsi di noi, che il mio vicino non è un possibile alleato, ma è anche invece qualcuno da tenere lontano. Invece è una narrazione quello che ci vuole, quindi probabilmente il secondo libro che dobbiamo provare a scrivere, Luciano, è quello che racconta anche delle pratiche, per farci vedere anche come si fa, perché a volte non c'è anche l'idea di c'è il bisogno, ma non si ha l'idea o non si intuisce che si possa fare qualcosa, invece una narrazione più collettiva, mettere insieme questi racconti, sicuramente io avverto sempre di più che è un'esigenza che va fatta, che ci viene anche posta. Questo che tu hai scritto, e lo dico per i lettori, per chi ci ascolta, per chi vorrà leggerlo, è un libro molto, molto agile, sono veramente poche pagine, perché è proprio appunto una guida, qualcosa da sfogliare, da comprendere immediatamente, da farsi venire la voglia di cambiare, diciamo, prospettiva rispetto al nostro stare nella comunità e al nostro sentirci protagonisti, cittadini attivi per un cambiamento possibile. Il libro, infatti, è pubblicato anche nella collana. Abbiamo scelto di pubblicarlo nella collana Premesse per il cambiamento sociale, che è la collana curata da Paola Scalari. È proprio questo sguardo su quelle che sono le riflessioni, le buone pratiche, gli approcci che possono aiutarci a generare cambiamento nel sociale con le nostre professioni, con le nostre vite, ovviamente un cambiamento in meglio. Io vedo che non ci sono altre domande, abbiamo parlato, chiacchierato per 35 minuti, credo che per il web siano già tantissimi, troppi. Tra qualche giorno daremo a tutti la possibilità di seguire questa registrazione online, la metteremo appunto sul nostro canale YouTube e anche sui nostri social, Twitter e Facebook. Io mi auguro, ringrazio Luciano e mi auguro che questa possibilità di condividere, con voi i contenuti dei libri che scegliamo di pubblicare, che affidiamo alla lettura e alla pratica di ognuno, possa essere una modalità che possa aiutare a scoprire un po' gli autori, i libri, la nostra casa editrice, il lavoro che ci piace fare con i nostri autori e anche il lavoro che speriamo di poter fare con voi lettori. Al prossimo caffè letterario, grazie Luciano e grazie a voi. Grazie a te e grazie a tutti. Salve, ciao.